un incontro importante promosso da un organismo del terzo settore che è la Tenda. In particolar modo stiamo lavorando sulla tutela dei minori stranieri non accompagnati. A Salerno siamo stati uno dei primi in Campania ad avere, attraverso la formazione, creato un elenco, messo poi a disposizione del Tribunale dei Minori di circa 150 tutori che stanno accompagnando nel migliore dei modi i ragazzi, i minori stranieri non accompagnati. Abbiamo detto in questo convegno che l'amministrazione comunale, sempre attraverso la legge 47, l'articolo 7, che dà mandato all'ente pubblico di creare sensibilizzazione sul territorio e formazione per creare anche qui un elenco di famiglie affidatarie. Noi stiamo lavorando ormai da tempo e penso che nel prossimo mese partirà la prima fase di formazione per le famiglie affidatarie nella città di Salerno di minori stranieri non accompagnati.